troviamo a Caserta nella sede di Legambiente in compagnia dell'ingegner Gianfranco Tozza. Cosa ne pensa in particolare del piano territoriale di coordinamento provinciale? Il piano territoriale di coordinamento provinciale ha aspetti positivi ed aspetti criticabili. Gli aspetti positivi sono una visione abbastanza completa del territorio della provincia, quindi affronta un po' tutti i problemi tipici della gestione del territorio. Fa un tentativo di recupero delle cosiddette aree negate, che sono le aree abbandonate, più le aree ASI non utilizzate, e quindi da questo punto di vista è un ottimo piano, però è criticabile per taluni aspetti. Innanzitutto esprime un fabbisogno abitativo di ben 70.000 nuove abitazioni. E soprattutto questo fabbisogno abitativo viene soddisfatto nell'ambito insediativo di Caserta, che con ben 40.000 abitazioni nuove delle 70.000 del fabbisogno abitativo espresso, andando a congestionare ulteriormente una zona già congestionata negli ultimi 20 anni. Non è chiaro come questo fabbisogno abitativo abbia tenuto conto delle case che il piano case farebbe costruire e del reale ammontare delle case sfitte che è stato considerato. In ogni caso, pensiamo che questo fabbisogno abitativo sia frutto della visione della città metropolitana di Napoli, che contraddice una visione policentrica della regione. Io ritengo che la provincia di Caserta non possa essere la succursale della città di Napoli, deve avere una sua identità, non può essere il dormitorio di Napoli. Un'altra critica che si può fare al piano territoriale di coordinamento provinciale e che si basa sull'attuale modello di sviluppo della provincia e non fa nessuno sforzo per immaginarsi il modello di sviluppo alternativo a quello attuale. Perché è necessario questo? L'attuale modello di sviluppo è in profonda crisi. La provincia è in una fase di deindustrializzazione. La vocazione agricola che c'è sempre stata è stata molto compromessa dall'inquinamento ambientale che ha molto invaso le zone dell'Aversano e quindi impedendo la continuazione dell'attività agricola di qualità di quelle zone. E allora bisogna assolutamente identificare qual è la nuova economia di questa provincia, che deve secondo me essere basata ancora di nuovo sul recupero indubbiamente dell'attività manifatturiera che esisteva, ma anche sul rilancio dell'agricoltura e di tutta la filiera agroalimentare, quindi con una installazione della manifattura dei prodotti agroalimentari e un rilancio del turismo abbinato proprio al paesaggio e all'agricoltura. Questo permetterebbe innanzitutto di utilizzare bene le zone di pregio dell'Alto Casertano, di rilanciare le zone dell'Aversano dopo aver proceduto ai piani di bonifica di queste zone e quindi a riequilibrare anche l'insediamento urbanistico del territorio.